Ciao ragazzi, questo video è per fare una chiacchierata con voi su un argomento che a me sta particolarmente a cuore. Su Instagram ogni tanto pubblico delle foto di posizioni di yoga e della mia routine quotidiana e riscuotono molto successo. Mi fate un sacco di domande a proposito dell'allenamento che faccio, della tipologia di yoga che faccio. E visto che io ho tanto da dire a proposito, vorrei un po' raccontarvi qual è stato il mio percorso nell'allenamento, nel mondo dello sport e che cosa faccio adesso, e vi vorrei dare anche alcuni consigli, data una certa esperienza, insomma, in questo campo, che magari vi possono ispirare, vi possono far cambiare idea magari su certi aspetti. Tra l'altro, ultimamente ho visto su YouTube che sono nati un sacco di canali, o comunque ci sono canali che esistono già da tempo, legati al fitness, agli allenamenti, ai workout, e ci sono tantissimi video motivazionali. E poi comunque le youtuber più famose adesso sono tutte super intrippate con i workout, il mondo del fitness e il mondo del bodybuilding. Insomma, ultimamente diciamo che va molto di moda. Ah, tra l'altro, ragazze, vi devo raccontare sta roba. Cioè, hanno contattato anche me, che io vi adoro infinitamente, ma ho un canale minuscolo e non mi caga nessuno in questo mondo di YouTube. Hanno contattato anche me le famosissime ditte della Mojo. La Mojo, ve l'avevo già detto, tra l'altro mi aveva contattato ancora quest'estate. E poi la settimana scorsa mi ha contattata la FitT. Cioè, non ci posso credere, contattata anche me. E faccio una breve parentesi. Ragazze, non avete bisogno di quelle cose per stare in forma, spendete solamente tantissimi soldi. E tra l'altro, io quando sono andata a chiedergli se mi potevano dare una scheda, insomma, tecnica, una certa tracciabilità degli ingredienti che utilizzavano, si sono fatti di nebbia, non mi hanno più detto niente. Ragazze, state attente a comprare quelle cose. Uno, costano una barca di soldi che non so, veramente, cioè. Io non ho niente contro le collaborazioni e la pubblicità su YouTube, ma se delle persone devono essere, come si chiamano? Insomma, le trendset, no? Se noi ragazze che ci mettiamo qui davanti a fare i video, abbiamo questo potere comunque di influenzarvi, ecco, l'influencer, ecco, non mi veniva. Cerchiamo di farlo con una certa sapienza, coscienza, e visto che io ho una coscienza e visto che io tengo a voi e sono qui per fare dei video, non ci guadagno niente, e sono qui, insomma, per cambiare idee, per cambiare modi di vivere e varie esperienze. Io spero, insomma, non so, di dare un monito a voi di discernere ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è utile, ciò che è utile, inutile, superfluo e addirittura dannoso, perché alla fine non sappiamo da dove prendano queste ditte gli ingredienti che poi mettono nelle loro tisane, nelle loro polverine. Questa non è nutrizione, alimentazione, queste sono baggianate di marketing, insomma, non dimagrite con quel tè, e anzi, da dove prendono tutte quelle cose? Insomma, già abbiamo sentito benissimo che ci sono un sacco di porcherie nelle cose certificate, nelle cose nell'orto del nostro giardino sotto casa. Figurati da una ditta che comunque ci deve guadagnare. Vabbè, insomma, vabbè, questo video è per trattare un argomento di tutt'altro genere, ed è quello appunto dell'allenamento. Ripigliamo il nostro discorso. Allora, vi racconto un po' quella che è stata la mia storia. Quando
ero piccolissima, mi vergognavo assolutamente a fare qualsiasi sport. Non lo so perché. I miei genitori non mi hanno mai spinta a fare degli sport. Poi, alle elementari, ho incominciato a praticare le arti marziali. Ho incominciato col judo e andavo a fare il judo, mi divertivo tantissimo insieme alle mie amiche. Era proprio un appuntamento quotidiano, insomma, quotidiano, pomeridiano, boh, 2 o 3 volte alla settimana, adesso non ricordo, e era tutto improntato sul gioco. Man mano sono cresciuta, ho continuato col judo, insomma, ho un po' più approfondito l'ambito delle arti marziali, e quando si incomincia a essere un pochino più grandi si capisce, insomma, e si comincia ad addentrarsi anche un po' alla filosofia che ci sta dietro. Alle superiori ho deciso di cambiare disciplina e sono passata all'aikido. È un'arte marziale meravigliosa, è quella che vengono usate le spade, i bastoni di legno, sono quelle persone che hanno quei pantaloni neri larghi larghi. Il problema è che ero l'unica ragazza femmina all'interno di un gruppo di persone, uomini molto adulti. Mi piaceva tantissimo, però diciamo che questa situazione ha fatto sì che io incominciassi a pensare, insomma, di cambiare sport. E in quella stessa palestra orribile, di arti marziali, ma c'erano dei maestri bravissimi, c'era anche, il corso di danza classica. Mia madre non ha mai voluto che io facessi danza perché aveva un po' delle paranoie, che tra l'altro adesso guardare indietro non erano poi del tutto infondate. E proprio come Billy Elliot, insomma, ho deciso di provare a fare una lezione di danza. Mia mamma non voleva assolutamente, ma tanto io ero la solita ribelle della famiglia, me ne sono fregata. E mio padre era dalla mia parte, quindi alle medie ho incominciato. Sì, alle medie ho cominciato ad andare a danza classica e lì mi si è aperto un mondo. La mia insegnante ha creduto tantissimo in me, anche se non avevo incominciato da piccolissima, e io ho incominciato ad allenarmi molto assiduamente. Fate conto che il primo anno, dal primo mese, ho cominciato a frequentare tutti i corsi di danza. Quindi facevo classica, moderna, jazz, contemporanea, hip hop, tutti. Passavo quotidianamente dalle 3 alle 4, alle 5 ore a lezione di danza, tutti i giorni, tutti i santissimi giorni, spesso anche la domenica. E sono diventata molto molto brava in pochissimo tempo e sicuramente lo sport eseguito negli anni precedenti mi ha aiutato tantissimo a livello fisico. E poi diciamo che a livello fisico sono abbastanza portata per le aperture di anche e l'allungamento dei muscoli. E questo è stato un periodo molto complesso della mia vita. Sono entrata, diciamo, nell'adolescenza praticando la danza. Questa è una disciplina molto rigida, soprattutto come l'avevo presa io. E la mia insegnante, come dicevo, credeva tantissimo in me e mi ha subito, diciamo, allenato molto assiduamente. Inoltre mi ha fatto partecipare a varie audizioni e facevamo spettacoli anche in teatri molto famosi. Abbiamo fatto anche uno spettacolo qua al Comunale di Bologna e io ero veramente veramente appassionata di danza, tanto che ero convinta di lasciare gli studi scolastici, di non frequentare l'ultimo anno di liceo e di incominciare a affrontare la carriera di ballerina. Questo perché? Perché ero stata presa a un'audizione in America a lavorare, avere l'onore di lavorare con,
una compagnia di danza americana che si chiama tuttora Laekum Ballet Theatre. Io non avevo neanche 18 anni, avevo 17 anni e sono partita in estate, in agosto, per questo mese. I miei genitori mi hanno messa sull'aereo a Roma e sono partita per Manhattan da sola, completamente da sola. E come dicevo, avevo passato gli anni a studiare danza, ero diventata bravissima e ero veramente intenzionata a fare questo tipo di vita. Quindi il mio allenamento era veramente intenso, quotidiano, non avrò mai il fisico che avevo allora, forse per fortuna. E arrivata là, ho incominciato proprio a fare la vita della professionista, quindi dalla mattina alle 9 fino alla sera, alle 7 di sera, chiusi in teatro a ballare, quindi tra prove di spettacolo che dovevamo produrre, tra allenamenti di varie tipologie di danza e esperienze di affiancamento. Di potenziamento muscolare col Pilates, io ho passato questo mese a sperimentare quello che è la vita della ballerina. Cosa ne ho dedotto? Allora, è uno sport che ti forgia sia esternamente come fisico che internamente. La disciplina è rigida e io mi ricordo che anche quando ero a casa facevo la mia vita da studentessa e avevo una disciplina nel fare le cose, una forza d'animo pazzesca, cioè io ballavo dalle 4 alle 5 ore al giorno, ma ero bravissima a scuola, studiavo in qualsiasi momento che trovavo libero e avevo una tabella di marcia che seguivo proprio alla lettera e mi svegliavo prestissimo alle 5 alla mattina per studiare quello che non ero riuscita a studiare nel pomeriggio, perché comunque io volevo perseguire la mia strada e non sono state regole imposte dai miei genitori, proprio praticando la danza classica e ricercando la perfezione assoluta, io avevo proprio questo schema in testa che mi spingeva a fare sempre del mio meglio, ma non per dimostrare agli altri, ma proprio per me stessa, proprio avevo una disciplina pazzesca. E senz'altro questo aspetto della mia adolescenza, senz'altro adesso mi è servito anche all'università e a tuttora, anche adesso, perché sono una persona molto ligia, molto responsabile, però diciamo che mi ha tolto una bella fetta della mia giovinezza, diciamo. Non che io abbia pensato allo studio, alla danza tutta la mia vita, però diciamo che a me non interessava, per esempio, far tardi alla sera per andare in discoteca, perché tanto io il giorno dopo avevo le prove anche la domenica e quindi non facevo un tipo di vita da adolescente che si ubriacava, proprio non mi sono mai ubriacata in tutta la mia vita, avevo un'alimentazione sanissima, mantenevo proprio le regole della salute fin da piccola, proprio fin da giovane. Poi vabbè, mi ha aiutato anche il fatto di frequentare l'ambiente dei cavalli, quindi il fatto di avere un cavallo di cui mi dovevo occupare, dove dovevo andare, insomma, mi ha tenuto molto lontana da tutto quello che era l'ambito delle stupidaggini della giovinezza, che poi avevo fatto in una fase precedente, diciamo quelle quando ero ancora bambinetta, i miei genitori mi hanno sempre permesso, insomma, di andare a fare vacanze all'estero, quindi l'avevo già sperimentata prima, però durante la mia adolescenza sono sempre stata molto in questo mondo della danza. Beh, insomma, ritornando a quello che è stata la mia esperienza americana, diciamo che non è stata molto positiva, perché lì ho visto quello che era veramente in realtà il lavoro della ballerina, che
non mi si addiceva per niente, cioè stare dentro un teatro 24 ore su 24 a lavorare sul tuo corpo con persone che sono molto competitive e ho trovato pochissime ragazze con cui legare veramente, con cui fare dei rapporti umani sani. Ho avuto bruttissime esperienze con le ragazze con cui vivevo negli appartamenti lì in America. Mi hanno fatto delle cattiverie assurde, perché comunque tra ballerine c'è sempre un po' di rivalità, perché comunque alla fine il coreografo deve dare delle parti, quindi chi spicca tra il gruppo riceve la parte migliore, eccetera, eccetera. Adesso non voglio generalizzare, però diciamo che è abbastanza difficile trovare un ambiente sano, un po' più libero nell'ambiente della danza. Inoltre, per quel che riguarda l'allenamento del corpo, si supera il limite, cioè non è più un corpo sano quello della ballerina, ma è un corpo che si ammala, perché l'assiduità degli allenamenti vanno a inficiare sul corpo. Avevo i piedi distrutti, proprio erano orribili, che tuttora ho problemi ai piedi grazie a quello che è stato il mio passato da ballerina. E inoltre, diciamo che affrontando il percorso da professionista si è troppo, troppo focalizzati sulla perfezione che deve raggiungere il tuo corpo. Quindi io, ragazze, ho visto tantissime ragazze anoressiche in quel mondo e purtroppo non è un luogo comune, ma è veramente la realtà dei fatti. Nel mondo della danza ci sono tantissime problematiche di disturbi alimentari, soprattutto nel mondo delle ragazze, ma anche dei ragazzi, perché lì, ragazzi, cioè, dicevano a me che allora pesavo 10 kg in meno di adesso, che dovevo dimagrire perché materialmente il ballerino non riesce a sollevarti su, e se il coreografo ti fa un piccolo appunto sul tuo fisico, puoi immaginare le conseguenze che ha su un adolescente che è ancora fragile, pieno di insicurezze. Queste parole, insomma, comunque non voglio generalizzare, comunque sia, il corpo del ballerino deve aspirare alla perfezione, alla magrezza, comunque all'essere etereo, eccetera, eccetera. Questo mese in America, sia a livello di rapporti tra le persone che a livello di effetti sul mio fisico, ho visto che non era qualcosa di molto sano. Quindi, tornata in Italia, ho deciso di continuare la scuola, di fare la brava ragazza. Non ho lasciato subito la danza, e la danza l'ho lasciata in un secondo momento. Dopo questa esperienza da ballerina professionista, sono tornata a ballare nella mia vecchia scuola con la compagnia vecchia, e ho fatto altri spettacoli e poi ho incominciato l'università. Ho incominciato la veterinaria, che mi impegnava tantissimo tempo. Non riuscivo più a dedicare il tempo necessario per avere un certo tipo di performance artistica, e ho incominciato a buttarmi nel mondo del fitness. Quindi ho abbandonato completamente la danza, quindi disillusa da questo mestiere. Quindi la danza mi ha lasciato un corpo perfetto, e quello che mi ha lasciato era un vuoto incommensurabile di lavoro fisico. Tutti gli anni passati, comunque, nel mondo della danza, ho sempre affiancato gli allenamenti con il supporto del Pilates, per esempio, che è, diciamo, quello che va nella maggiore nel mondo della danza. E comunque ho sempre avuto dei maestri bravissimi, e quindi ho approfondito una consapevolezza molto molto grande dei miei muscoli, del mio corpo, di come muovere il mio corpo. Quindi diciamo che
entrare in una palestra e buttarmi nel mondo del fitness è stato da un lato molto semplice perché sapevo come muovermi nello spazio, come gestire i movimenti, dall'altro i primi tempi avevo dei dolori allucinanti perché tutta la postura rigida che mi aveva lasciato la danza, sebbene io facessi contemporanea, hip hop e tutto, mi aveva proprio creato delle malformazioni fisiche, cioè tipo le anche, io camminavo come una papera, cioè adesso per fortuna ho completamente perso questa postura, ma cioè, sembravo scema quando camminavo perché avevo il piede aperto proprio, e tornare ad allineare i piedi uno di fronte all'altro è stata durissima, con dei dolori pazzeschi alle anche. Il movimento della camminata è stato come riabituarmi a camminare. E l'esperienza fitness è durata tantissimo. Andavo in palestra e seguivo molte tipologie di corsi e mi sono divertita tantissimo in quel momento della mia vita. E crescendo però ho visto tutti i limiti che avevano queste discipline sportive. Non sto dicendo che chi sceglie di fare una determinata tipologia di sport sbaglia, no, assolutamente. Ma io, con una certa esperienza nel mondo dello sport, diciamo, ho notato che ci sono dei limiti, cioè ogni sport ti ingabbia in una struttura corporea, la danza ti crea delle rigidità, anche il nuoto non ti permette di aprire le spalle, di integrare le scapole, e il fitness non ne parliamo, io che sono delicatissima di capillari e ha la percussione del piede sullo step e tutti i salti così sono abbastanza deleteri, e ho avuto anche nel mondo della palestra insegnanti bravissimi, per fortuna, veramente, che ancora oggi ogni tanto contatto per chiedere dei consigli, e veramente ho sempre incontrato dei professionisti, ma ho notato che mancava qualcosa, c'era sempre qualcosa che io ricercavo. E un giorno decisi di frequentare una classe di yoga in palestra, e non avevo mai fatto yoga in tutta la mia vita. Ne avevo sentito parlare da tantissime persone, ma non l'avevo mai praticata. E quel giorno rimasi molto molto colpita dallo yoga, ed era uno yoga, potete immaginare, effettuato in una palestra di fitness, quindi neanche così completo, possiamo dire, neanche così, come dire, sì, completo. Però rimasi molto colpita e incominciai a cercare una palestra di yoga a Bologna. Ci sono tantissimi nomi famosi e tantissime tipologie di yoga. Ho avuto la fortuna di incontrare il mio maestro. Ecco, lì ho fatto veramente il passo di qualità. Fare sport cambia le persone. Muovere il proprio corpo ti fa sentire i muscoli. È come prendere una coscienza del tuo corpo nello spazio. Tantissime persone, la maggior parte delle persone che non ha mai fatto sport, si perde una importantissima parte della vita. Fare sport, allenare il corpo, è in un certo senso allenare la mente. Così come era stata l'esperienza della danza, in cui mi aveva forgiato una disciplina, una coerenza, approfondire un certo tipo di discipline
va ad aprire degli scrigni dentro di te. È una vera e propria conoscenza interiore di te stesso. E io tra l'altro ho visto dei video qua su YouTube. Annalisa Superstar, per esempio, ha cambiato veramente il suo stile di vita incominciando a fare sport. Lo sport è una chiave per entrare dentro te stesso. E poi ho visto anche una ragazza giovanissima, stupenda, che si chiama Silvia, e il suo canale è Silvia Fashion, una cosa così. Ho visto alcuni suoi video in cui lei racconta la sua esperienza di guarigione dall'anoressia grazie allo sport. E vedete proprio come l'allenamento, l'attività sportiva è veramente un viaggio all'interno di se stessi. Per me, ed è un mio parere, tutti gli sport sono un pochino limitanti, fino ad arrivare all'esempio estremo del bodybuilding, che purtroppo anche adesso va un po' di moda tra le ragazzine che vogliono avere l'addominale scolpito, il culo enorme stampato lì. Purtroppo vanno a creare delle rigidità, diciamo che sono delle malformazioni della nostra epoca moderna. E non è sano avere l'addome scolpito, cioè è normale che la donna soprattutto abbia un attimo di rotondità e diciamo che andare a crearsi un po' delle costrizioni fisiche è come ingabbiare la propria mente e quindi insomma io spero che queste persone, che queste ragazze che hanno incominciato il loro percorso, come me, che ho fatto le mie esperienze, piano piano riescano anche a liberarsi da questi schemi. Io vi racconto quella che è stata la mia di esperienza e quindi vi riporto questo viaggio, diciamo. Quando ho incominciato a fare yoga, all'inizio lo yoga si può leggere su diversi piani, si può affrontare su diversi livelli, diciamo, è come un codice, no? E pochi riescono a trovare la chiave per accedere a questo codice e per leggere quello che è veramente lo yoga. Per fortuna ho trovato un maestro meraviglioso che non spreca parole, molte parole per insegnare, ma attraverso la pratica delle posizioni, quindi delle asana, ho scoperto un mondo dentro di me. Piano piano, oramai sono quasi 3 anni che pratico yoga, è stato come... Avete presente una tartaruga? Una tartaruga che mette dentro le zampine, la testa ed entra dentro il suo guscio. È stato come imparare a conoscermi ancora più in profondità, già con tutto lo sport che ho fatto. E si è forgiato un carattere e ho imparato a conoscere l'Irene, mi sono costruita sia fisicamente ma anche caratterialmente. Ma lo yoga ha come sgretolato quella rigidità esterna. Io per esempio adesso, cioè, adesso voi non mi vedete, ma no, non si capisce niente, però quando io stavo in posizione rilassata, avevo la scapola tutta in avanti e chiusa. Io adesso quando sto in posizione neutra, ma senza forzare la mia postura, ho completamente la scapola assestata e integrata. La cosiddetta scapola alata, no? Avevo le alette di pollo, adesso non le ho più. Cioè, io che avevo comunque un corpo meraviglioso anche prima di incominciare lo yoga, avevo delle rigidità pazzesche nella schiena, nel corpo. Il mio cuore era chiusissimo, chiusissimo veramente. E lo yoga mi ha aiutato
scalfire quella corazza che avevo, quelle rigidità che mi avevano imprigionata, tutti comunque gli altri sport. E mi hanno ammorbidita, mi hanno dato la flessibilità fisica, ma che è stata una flessibilità mentale. Io sono entrata dentro me stessa e ho imparato a conoscermi. Allenare il corpo è uno strumento per allenare la mente, per conoscersi, per imparare a conoscersi, ad agire, per conoscere i propri limiti e i propri nemici, i nemici di ognuno di noi, e un modo per imparare a convivere anche con tutte le altre persone. Lo yoga è una filosofia spirituale, quindi quello che conosciamo noi. Ci sono tantissime tipologie di yoga e infatti molti di voi mi chiedono: ma che tipo di yoga fai? C'è l'ashtanga yoga, il kundalini yoga, l'hot yoga, lo yoga flow, il vinyasana, ma tutti questi settori dello yoga si sono dimenticati cos'era veramente lo yoga primordiale, quindi lo yoga di Patanjali, l'ashtanga yoga, non l'ashtanga yoga con il marchio, ma lo yoga è una via da seguire per raggiungere l'illuminazione. Quindi per imparare a meditare sull'assoluto e ricongiungersi con l'assoluto. Adesso sto parlando di cose che capisco che siano strane, ma io vi sfido se vi va, a intraprendere questo tipo di percorso, perché è veramente un viaggio con se stessi e per migliorare soprattutto se stessi. Mi ha dato una flessibilità impagabile nel mio corpo esterno, ma che poi è dentro di me. È un discorso un po' complesso. Ma chi incomincia a fare yoga, diventa anche una persona diversa. Lo yoga calma la mente, calma il modo di essere, ti dà una certa serenità e ti dona quella gioia primordiale di vivere, perché ti insegna a vivere. E sono delle sensazioni fortissime. Quando io pratico yoga, ho una consapevolezza, una percezione dei miei muscoli. Lo yoga non è allungamento, lo yoga è un'espansione. Vai a percepire quei muscoli così interni e così in profondità e piano piano riesci a percepire anche le energie sottili che veicolano tutti gli influssi all'interno del nostro corpo. Ed è qui che riesci quasi a raggiungere uno stato di pratica e meditazione nello stesso tempo. Quando siamo felici e sereni dentro, anche il corpo ne giova e così viceversa. E quindi quando voi mi chiedete qual è, insomma, stato il mio percorso, è questo qui. Penso di aver trovato il mio equilibrio, ma il viaggio non è ancora finito. Io vi do la mia esperienza perché vedo che ultimamente, appunto, no, ci sono questi workout che vanno di moda. La palestra adesso, il fisico asciutto, pulito. Quello che io vi prego di fare è quello di sì fare questo viaggio, perché le tappe dobbiamo farle tutte quante, così come le ho fatte io, che sono partita dal corpo fino a una certa età, insomma oramai ho 28 anni, sono riuscita a trovare il giusto equilibrio. Quindi veramente l'equanimità tra un corpo sano e una mente sana finalmente si sono congiunte.
quello che faccio adesso, quindi nella mia quotidianità, io ho una grandissima passione per lo sport, gli allenamenti, mi piacciono tutti gli sport. E l'altro giorno parlavo con Gigi e dicevo che mi manca un sacco andare in palestra. Ma la consapevolezza e la conoscenza di sé è cambiata notevolmente. Ci sono tantissime cose che vi vorrei dire, ma è difficile, insomma, affrontare questo discorso, anche perché appunto, cioè, non è che tutti devono diventare degli illuminati io per prima, non lo sono per niente, proprio sono la persona più concreta di questo mondo. Comunque, cosa faccio io, diciamo, nella mia quotidianità di allenamento? Allora, diciamo che non ho uno schema, però abbastanza, innanzitutto ho una vita abbastanza movimentata e mi piace essere attivo, quindi non sto mai ferma, insomma, poi avere Uma mi aiuta tantissimo. Ma quotidianamente eseguo delle sequenze di yoga. Sono delle sequenze che io eseguo in libertà e fluidità a partire da solitamente 2-3 giorni la settimana in cui vado dal mio maestro ed eseguo gli allineamenti classici dello yoga e sperimento con lui il vero yoga. E chiaramente, comunque, tra l'altro abito abbastanza lontana dalla mia palestra, quindi a casa mi sono creata il mio spazio, che forse voi avete anche visto spesso su Instagram. È una cameretta che abbiamo io e Gigi, in cui lui ha la parte con l'altare in cui fa meditazione, lui è buddista, e io ho la parte in cui pratico yoga. Pertanto quotidianamente io alla mattina faccio pochissimo, un quarto d'ora, massimo 20 minuti di allenamento di yoga in vinyasana, cioè che significa in fluidità. Faccio delle posizioni yoga in sequenza, seguendo quello che sento in quel momento ed è un lavoro a corpo libero. Questo lo faccio quotidianamente, tranne quei giorni in cui mi riposo, il sabato, la domenica, oppure che ho troppo lavoro da fare. 2-3 volte la settimana vado ad allenarmi col mio insegnante di yoga e faccio yoga, pratico yoga, e ogni tanto inserisco degli allenamenti di potenziamento muscolare con i pesi. Io eseguo allenamenti coi pesi, sempre anche quelli molto brevi, un quarto d'ora, 20 minuti, perché diciamo che ho una consapevolezza importante del mio corpo e avendo fatto tanti anni di esperienza ho la sicurezza di non farmi male. Inoltre, talvolta anche faccio degli allenamenti a corpo libero. Tra l'altro, quest'estate avevo girato un workout. E magari alla fine vi metto un po' del workout e quindi vi faccio vedere un po' della tipologia degli allenamenti che faccio io. E spero di essere stata un pochino chiara e io vi ringrazio tantissimo ragazzi per il vostro sostegno e vi saluto. Se vogliamo approfondire il discorso, approfondiamolo pure, ma penso di essere stata abbastanza prolissa in questo momento. Vi saluto e vi do un grossissimo bacio. Ciao ragazzi, buona domenica!
sfera, fai la sfera, gonfia dietro, gonfia dietro. Gonfia i reni, gonfia i reni. Irene, i reni. Brava, brava. Tocca a terra con la mano quando vai dietro, tocca a terra. Brava. Tutto amore, brava. Risparmiarti. Vai. Tira su quella gamba. Stendila quando la tiri su, stendila, bravo. Ah, fai una bella ah, quando la fai ah. Giuisci, ah, brava. È più bello avere i nostri colori. Sei felice, sei un girasole che sboccia davanti al sole. Terra. Tira gli addominali quando lo fai. Dove sono gli addominali? Che non li vedo. Brava. Quando vieni su devi espirare, non devi inspirare. Forza. Brava. Dai, calcio l'alveare che ti dà fastidio. Dai, calcio l'alveare che ti dà fastidio. Brava, via, via. Calcia il pallone, dai. Passa la palla. Passa la palla, dai, l'ultimo. No, sei tu, sei tu che sei la mia personal trainer, ma no. Io sono un mammalucco. Brava. Ti voglio qua. Dritta quella schiena. Brava. Fai il verso della nocchia, dai. Brava. Fra il tuo compagno, forza, forza, 3 secondi, brava, brava, guarda, adesso lo faccio io.